C'è voluto questo grandissimo gol di Paradiso al 17° della ripresa per regalare al Napoli la seconda vittoria consecutiva del 1999. Azzurri che comanda le operazioni fin dai primi minuti e che chiudono i brianzoli nella loro metà campo. I partenopei però trovano non poche difficoltà nel giungere alla conclusione con le punte Swock e Bellucci per le asfissianti marcature ordinate dall'allenatore biancorosso Frosio. E devo dire che forse hanno ottenuto anche la vittoria su un tiro veramente bello, è stato bravo sicuramente anche Paradiso in quell'occasione. Noi abbiamo lottato fino alla fine. Infatti le azioni più pericolose il Napoli le ha costruite con tiri da lontano, mentre il Monza del primo tempo è tutto in questo colpo di testa. Seconda frazione di gioco sulla falsa riga della prima, qui è Suoca a sfiorare il vantaggio, che si concretizza però al 17°. Frosio rinforza l'attacco inserendo Campolonghi che cerca immediatamente la via della rete. Insiste il Monza e Oddo su punizione sfiora il pareggio. Bravo Mondini. Al 38° il portiere napoletano rischia di combinare un pasticcio. Gli avanti monzesi non ne approfittano. Infine Bellucci in contropiede potrebbe arrotondare il risultato ma tira alto. Napoli che sembra aver imboccato la strada giusta per la promozione, ma Olivieri resta cauto. Seconda vittoria del 99 sembra il viatico buono per la Serie A. Ma mancavano, avevo detto che ne mancava 15 di vittoria a noi, vinta oggi ce ne manca 14, visti i risultati ne mancano ancora 15.